Vale. Allora, di chi è il compleanno oggi? Della nonna Elisa, vero? La nonna Elisa non si aspetta che noi oggi andiamo a farle gli auguri e a portarle il regalo perché mi aveva chiesto di vederci domenica pranzo. Quindi, tu adesso sei uscita, sei venuta a casa per pranzo perché sei un po' stanchina. Sì, no, Gasper si sta facendo le unghie più che altro, che è abbastanza scorretto da parte sua, ma fa niente. Quindi stavo dicendo, tu sei uscita per pranzo, adesso pranziamo, poi ti riposi un pochino, poi ritorni a scuola e quando uscirete tu e Anastasia, glielo diciamo anche ad Anastasia, andiamo a comprare una tortina alla nonna, prendiamo le candeline e le portiamo il regalino. Cosa ne pensi? Le facciamo una super sorpresa? Quali regalo le prendi? Quello che abbiamo comprato in Sardegna, la borsa in sughero, ti ricordi? Le facciamo questa super sorpresa? Pensi che sia contenta? Sicuramente. Com'è andata a scuola? Com'è andata? È andata bene stamattina? Ti stavi per addormentare? Sei molto stanca. Quindi adesso mangi la carbonara, poi fai un riposino, poi torniamo a scuola. Buon appetito, carbonara pronta. Mangia, metti giù le gambe. Mangia perché se si incolla la carbonara non la mangiamo più. Dobbiamo andare, dai. Hai fatto un riposino, adesso però dobbiamo andare. Vai a lavarti i denti per cortesia, ok? Dai, 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 che apri la scuola. Bentornate. Allora, tu non lo sai perché Vanessa è uscita a pranzo e Cosa? che adesso, visto che oggi è il compleanno di Nonna. della nonna Elisa, andiamo a casa, le prendiamo il regalo, prendiamo una candelina, poi andiamo a prendere una tortina piccolina e andiamo a casa sua a farle una sorpresa, va bene? Sei Sì, d'accordo? posso dormire da lei? No, perché domani si va a scuola. Magari il fine settimana, ok, amore? Com'è andata Ma oggi a restiamo un scuola? po' No, tanto. un pochino, non un... Lui no. Com'è andata a scuola? Bene. Sei stanca? Eri stanca oggi? Hai mangiato tutto? Brava. Non tutto. Vabbè. Allora, avete fatto merenda, adesso andiamo a prendere una E io tortina. gioco. Giochi un pochino da nonna e gli portiamo il regalo che le abbiamo preso in Sardegna. Va Sì. bene? Non facciamolo vedere. Ah, dobbiamo prendere una candelina, Ma Ani. cos'è? Non ti ricordi? Ah, Adesso... sì. Andiamo a prendere la candelina? Sì. No, vabbè, prendine una sola. 50? Gli anni ce li facciamo dire da lei. Ah, aspetta, le candeline che ho messo in ordine Qua. l'altro giorno. No, no, Su, no, no. qua. Sono candeline. Dove siete? Eccole qua. Aspetta. Quanti anni fa? La nonna ne fa 69. Il 9 è il nuovo. 6. Il 9 era Non il c'è il 6. mio. No, c'è 5 basta. Gliene facciamo fare 10 in meno? Possiamo fare 61. No, amore, le fa... Ma no, ma io dicevo una sola candelina e soffia, basta. Qua c'è 67. Secondo me ce l'abbiamo, ma Diciamo non lo 67 troviamo. più 2. Secondo me ce l'abbiamo, ma non lo troviamo No, proprio. no, ho buttato tutto io. Tutte le candeline vecchie e brutte le ho Se la buttate. compriamo la distorta. Ma va, prendine una di queste, guarda, ce l'ho in mano. Facciamone due. O 69. 69 candeline da Dai, spegnere. due. Dai, prendine due, va bene. 2 anni fa la nonna oggi. Metti le altre qui. Apri qua, Ani, apri. E le rimettiamo a posto. Vabbè, ma ce l'avrà la nonna. Ce l'ho io nella borsa. Andiamo, che Sì. dobbiamo prendere la tortina, se no diventa veramente tardi. Dai, andiamo. C'è giù le candeline che andiamo a scegliere una tortina. Dai, no. Andiamo. Scelgo io, non voi, che la nonna il cioccolato non piace, quindi è inutile che la prendiamo il cioccolato, prendiamo quella che piace a lei. Tanto voi avete già fatto merenda. Mi compri una No, 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 non ti compro niente. Dimmi di più, che mi deve cosina? Ok. Gli auguri? dire? No, dillo alla mamma, lì c'è scritto. No, ma sono troppo grandi. No, no, Schifo, no. guarda tanto No, grande. ascoltate, alla nonna piace la pasta di mandorla e le prendo la torta Ma alla guarda pasta di questa. mandorla. Ho capito, ma amore, ma è grandissima. Mangia. La nonna non può neanche mangiare. Non abbiamo trovato la torta perché non erano piccole, quelle piccole erano congelate, però abbiamo trovato lo stesso qualcosa sul quale mettere la candelina, vero? Che buono, vedo l'ora di mangiarli. E tu, golosona? Cosa mangi tu? Non diciamo cosa abbiamo preso. Shhh. Siamo arrivati. Nonnina non si aspetta i pasticcini. Dai, dai, che se no si affaccia e ci vede. Tu hai il regalo? La borsa più grossa di te. Ma tu quando cresci?
In che anno pensi di crescere? Sì. Nel? Domani. Domani, va bene. Pronte? Cosa bisogna dire alla nonna appena arriviamo? È il compleanno. Auguri! Mamma, ragazzi, ma state dormendo? Siete stanche? Sbagliato. Non puoi schiacciarlo adesso. Ho schiacciato 5, ho sbagliato. Non è al 5, ma è al 4. Ma perché? Vabbè. Siamo stanche. Siamo facciamo un po' stanchine. Stanchine. Adesso quando, si, vabbè, quando siamo arrivati, schiaccia e si aprono le porte e schiaccia 4, ok? No, io faccio una scala, mi piace. Come fai la scala? Scendi con la... Ma veramente? Facciamo la scala? Sì. No, va bene. Una scala per l'ascensore, ma si pazza. Beh, sono già dentro l'ascensore. Ma vabbè. Salve. Buongiorno. Stiamo sbagliando piano. Eccoci. Abbiamo sbagliato il numero. Auguri donna Elisa. Grazie. Auguri, 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 auguri. Comunque stamattina in tanti ti hanno fatto gli auguri su YouTube e se lo sono ricordati, eh? Ah, ti sì? Ricordi che tu l'avevi detto? Hanno detto anche quanto dimostravo. Una sì. Ma sì, ma... dai, cuccioline, siete bravi, grazie. Ecco, grazie brava. Tanto. Dai, dai. Adesso, adesso beviamo qualcosa alla mia salute. Certo, okay? Come tanti no. Tanti auguri a me. Preparato, nonna Elisa. Noi ti abbiamo portato. Le candeline dove sono? No, non lo... Dove sono? Mattia. Vai a prenderla. No, dai. Dai, no, no, dobbiamo soffiare la candelina. Tu non ne hai neanche una. Sì. Brava. Sì. Mettiamone una lì. Boh, di Peppa Pig se ce l'hai. Madonna Vane, non ci ricordiamo niente. Cioè siamo andati a casa apposta per niente. Cosa mangi? Questa sera non c'è, io lo so già. Ci, brava, esattamente quello che ha scritto la nostra fan, 50 anni. Va bene, togli 50 e mettiamo questa, dai. Va bene, io però non ho trovato una torta e quindi c'è un pasticcino adatto da, per potercela mettere. Occhio che c'è il forellato. Wow. Vale. Siamo a Napoli. Napoli. Siamo a Napoli. Ecco, io direi che la candelina la puoi mettere qua. Sì. Quello lì è buonissimo. L'ho detto io. No, l'ho scelto io. Te lo... Guardate Anastasia all'attacco. Anastasia all'attacco. Però potevi lavarti le manine magari. Brava. Vai. Anastasia, ci sei che la nonna soffia le candeline? La candelina? Prima soffia, poi cantiamo. Devo esprimere un desiderio. Sì, aspettate una. Sì, tu non sei normale, vabbè. Auguri! Evviva! Altri 50 anni così. Sono i primi, eh. I tuoi primi 50 anni. Mamma, che nonna barona che abbiamo. Dai. Va bene, va, adesso porta il regalo alla nonna. Questo regalo arriva direttamente dalla Sardegna. Bimbe, il regalo è qui. Ma dove vai? Dietro la porta. È lì. Guarda che nonna, te l'ho portato così com'era, eh. Vai. Ti piace? Questo qui a me piaceva tantissimo, eh. Wow. Non ti piace? È particolare. È una borsa in sughero. In Sardegna si usa tantissimo, le ho viste, le ho prese. Beh, ma estiva o no, posso no, metterla? Certo, anche. Bella. Vero? Mannaggia, mi poteva arrivare un po' prima. Oh ragazzi, il tuo compleanno è a settembre. Grazie. Cosa te lo regalavo a fare prima? Grazie, grazie. E quello è per me, per il mio compleanno di luglio. Grazie, visto? C'è chi dà e c'è chi riceve. C'è chi dà e c'è chi riceve. Lo aprirò dopo perché adesso dobbiamo festeggiare il compleanno della nonna. Sì. Mangialo amore, mangiali. Questi non li vuoi. Tu cosa mangi, Anastasia? Lo stai mangiando? Preferisci quelli, vero? Quale? Quale? Dai che facciamo un cincin. Il salato, non il dolce. Non vuoi un crudino? Dimmi com'è che non eri sicura dopo che ti ho detto che è la ricotta. Questa è la fine del mondo, questo paninetto. È quello che ti... Cosa? Non è vero. Cosa hai detto? Cosa... Davvero? Tu non conosci, proprio tu di gusti non ne sai niente. È buonissimo. Per me quelli sono uno tira l'altro. Brava.
amore, hai preso l'ombrello. Sei riuscita, Vane, tu riesci a prendere l'altro. Brava, mitica. Adesso però, bimbe, esco io con l'ombrello, vi apro la portiera e vi faccio uscire dall'auto. Ani. Facciamo uno per volta, ok? Esco prima io. Ani, prendo te? Sì. Dai, non aprirlo in macchina, non aprirlo in macchina, non aprirlo in macchina, per favore. L'hai preso anche tu, Vane? Bravissima. Allora, però ragazzi, sentite quanto piove. Aspettiamo un secondo, un attimo. Non c'è più pomeriggio. E non c'è più? Eh sì, perché adesso sta uscendo anche il sole. Andiamo fuori a vedere se c'è. Senza bagnarci. C'è l'arcobaleno, Vane? Lo vedi là? Dove? Ah, sì, sì, un pochino si vede. È vero. Sta anche smettendo di piovere. Ma sì, ha piovuto giusto giusto per quando siamo usciti noi. È buono? L'asciugamano? Guardate ragazzi, che meraviglia! No, ma è stupendo! Ma io non ho mai visto una cosa del genere! Doppio! È tipo un arcobaleno! Però è da due, sembra! Ma è bellissimo! E guarda, l'altro si vede un sacco! Poi. No, ma che bello, che colori accesi! Wow! Hai fatto la foto anche tu? Bellissimo, amore! Hai visto che ne è valsa la pena prendere questo acquazzone? Finita la giornata compleanno della nonna, finito il temporale, arcobaleno bellissimo. E adesso cosa facciamo? Bagnetto! Che domani si va a scuola. Volete mettere la bomba a bagno? Sì, ok. Allora, cucciole, concludiamo qua questo video, con questo bel bagnetto rilassante. Attivate la campanella e lasciate un bel